Il mio scambio creativo con Marta. Ciao a tutti, oggi vorrei mostrarvi quello che ho pensato di mandare a Marta del canale Martissima Marta per uno scambio creativo. Abbiamo pensato di, siccome siamo appassionate entrambe di DIY, fai da te, craft, scrapbooking, insomma, abbiamo pensato di fare appunto uno swap, cioè uno scambio creativo. Inserendo delle cose che sappiamo che possano piacere l'una all'altra e soprattutto creative. Io purtroppo non sono riuscita a fare quello che avrei voluto perché la mia stampante non funziona da un po', la plastificatrice si è un po' impallata e con il piccolo incidente, insomma, non ho potuto fare quello appunto che avrei voluto. Comunque, comincio subito. Ho pensato di prenderle questa scatola perché sapevo che le piaceva. E quindi questa è una delle scatole che ho preso nel negozio di cinesi, quello nuovo che ha aperto vicino a me. Cioè il dentro è carino per quanto è fuori, è come se fosse acquarellato, acquarellato marmorizzato. Quindi ho pensato questo. Poi, siccome lei non ha la fustellatrice, ho pensato di fare alcune fustellate di vario genere, vari tag e anche scritte. Questa è una scatolina che si compone. E questi sono delle lettere. Questi clear stamp, si possono fare diversi progetti con questo utilizzando questi clear stamp, poi dei normali stickers, questi così, poi settore Tiger, questi che sono le carte magnetiche, sicuramente lei farà cose bellissime su questo. Se volete ho fatto un mini tutorial, vi lascio qui la scheda durante un fast video dove parlavo di piccoli acquisti di Tiger. Alla fine ho fatto un piccolo, diciamo, tutorial riguardo queste carte magnetiche. Poi sempre da Tiger, io so che il colore preferito di Marta è giallo, quindi questa mi sembrava l'ideale da poterle dare. Idem questo Midori, sempre di Tiger. Poi ho pensato che queste carte potessero servirle per molti progetti. Lei è bravissima. Ha fatto un December Daily bellissimo. Vi invito ad andare al suo canale perché veramente io ovviamente vi metterò il link. Poi ho pensato di farle delle bustine. Così magari le possono servire appunto per i suoi progetti. Qua ci sono le volpine. Questa mi piace molto. È una carta che ho preso da AliExpress. È un cartoncino non troppo doppio. Queste. Poi, questo dimenticavo. Perfetta sintonia con il Midori, poi vari accessori per lo scrapbooking, con queste conchiglie approfitto per salutare Franci del canale Nail Art Franci, che lei ne aveva un tipo simile, infatti ne avevamo parlato. Questo, visto sempre il colore, poi ho pensato queste bustine, ma soltanto appunto per il colore. Mi piaceva l'idea della farfalla, insomma, tipo filigrana. E poi queste bustine sempre per qualcosina. Questo, uno specchietto. Sempre con i colori del giallo sul giallino, questo piccolo punch con la farfalla,
questo nastrino con i cuoricini, è un bellissimo color corda. Poi qualcosa di mio volevo farlo, e quindi ho fatto, dato che ogni tanto faccio un po' di spignatto, come si suol dire, e ho fatto una crema tutta naturale per la pelle arrossata. Spero che le piacerà, che gradirà il pensiero, con la fragranza del cocco. E poi questo mini Midori che avete visto in un video dove mostro le Midori che mi sono rimaste tra quelle che ho regalato. Vi metto sempre la scheda qui, e sempre con l'accettino di Tiger. Questa carta l'ho presa su AliExpress. Fatto molto semplice, essendo piccolissima, con due quadernini bianchi per poter mettere qualcosa. Questo è proprio da borsetta. E poi, anche se è tolta dalla confezione, ho pensato di regalarle questo. Non l'ho mai usata, però siccome lei è un arciere, sapevo che questo le piaceva molto. Non sapendo se sia riuscita a trovarla o no da Tiger, mi sembrava una cosa carina regalargliela. Appunto, non è stata mai usata. Me la tolgo proprio con a malincuore, nel senso che mi piaceva tantissimo, però so che a lei piacerebbe molto di più, e quindi gliela cedo con piacere. E come ultima cosa ho pensato di regalarle questa corda di carta per appunto il suo scrapbooking. Ci sono diversi colori, sono tutti pastellati, quindi sono sicura che li saprà usare nel migliore dei modi. Questo è lo swap per Marta, però lo pubblicherò dopo proprio per non farle vedere cosa le arriverà, sperando che le piaccia tutto. Spero di avervi fatto un po' di compagnia e saluto tutti e grazie per essere passati da qua, lo scrivo in ogni video. E a prestissimo, ciao a tutti, ciao!